Benvenuto nel nostro canale. In questo video parleremo di cosa mangiano i pesci tropicali, una guida all'alimentazione. I pesci tropicali sono affascinanti creature acquatiche, ricche di colori e caratteristiche uniche. Per mantenerli sani e felici nell'acquario è fondamentale comprendere le loro esigenze alimentari. Questa guida offre una panoramica approfondita su cosa mangiano i pesci tropicali e fornisce preziosi consigli su come fornire loro una dieta bilanciata e varia. Esploreremo i cibi commerciali specifici per pesci tropicali, gli alimenti vivi e surgelati, gli integratori vegetali e come gestire la quantità e la frequenza del pasto. Scoprirete come nutrire al meglio i vostri amici acquatici per una vita sana e prospera. Numero 1. Cibi commerciali per pesci tropicali. I cibi commerciali per pesci tropicali costituiscono la colonna portante dell'alimentazione in acquario e sono stati appositamente sviluppati per rispondere alle esigenze nutrizionali specifiche di queste affascinanti creature acquatiche. La vasta gamma di forme disponibili come granuli, scaglie e pellet offre ai proprietari di acquari un'ampia scelta per soddisfare le preferenze dei loro pesci e garantire che ricevano una dieta bilanciata e completa. Gli alimenti commerciali sono formulati per fornire una combinazione ottimale di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali necessari per sostenere la crescita, la salute e il benessere generale dei pesci tropicali. Assicurarsi di acquistare cibi di alta qualità è fondamentale per garantire che i pesci ricevano ingredienti di prima scelta e non siano esposti a potenziali sostanze nocive o di bassa qualità. La scelta dei cibi commerciali dovrebbe essere adattata alla specie specifica dei pesci che ospitate nel vostro acquario, poiché i diversi pesci tropicali possono avere esigenze alimentari diverse. Ad esempio, alcune specie preferiscono cibi che galleggiano in superficie, mentre altre prediligono cibi che affondano rapidamente verso il fondo. Offrire una varietà di cibi commerciali di alta qualità aiuterà a soddisfare le esigenze nutrizionali dei pesci tropicali e stimolare il loro interesse per il cibo. Cambiare periodicamente il tipo di cibo offerto può anche incoraggiare i pesci a esplorare e sperimentare con nuovi cibi, mantenendo attivo il loro istinto di caccia naturale. Numero 2. Granuli e scaglie. Granuli e scaglie rappresentano uno dei principali tipi di cibi commerciali utilizzati nell'alimentazione dei pesci tropicali. Questi prodotti sono estremamente convenienti e ampiamente disponibili, rendendoli una scelta popolare per i proprietari di acquari di tutte le esperienze. La caratteristica principale di granuli e scaglie è la loro capacità di galleggiare sull'acqua. Questo rende più facile per i pesci tropicali raggiungere e consumare il cibo, simulando il loro comportamento naturale di caccia in superficie. Inoltre, il fatto che i granuli e le scaglie galleggino aiuta a evitare che cadano sul fondo dell'acquario e si disperdano, riducendo così gli sprechi e mantenendo la qualità dell'acqua. Un aspetto cruciale è la composizione nutrizionale di questi cibi. Di solito sono formulati per fornire una combinazione di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali per sostenere la salute e il benessere generale dei pesci tropicali. Le proteine sono particolarmente importanti per la crescita e il mantenimento della massa muscolare, mentre le vitamine e i minerali contribuiscono a una buona salute generale, al sistema immunitario e al colore vibrante dei pesci. Quando si scelgono granuli e scaglie, è consigliabile optare per marchi di alta qualità, che utilizzano ingredienti selezionati attentamente per garantire una nutrizione completa e bilanciata. Inoltre è importante tenere conto delle dimensioni dei granuli o delle scaglie, assicurandosi che siano adatte alle dimensioni della bocca dei pesci. In questo modo si evitano problemi di alimentazione e si massimizzano le possibilità che i pesci consumino completamente il cibo. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Numero 3. Alimenti vivi e surgelati. Gli alimenti vivi e surgelati rappresentano un'importante integrazione nell'alimentazione dei pesci tropicali, offrendo vantaggi significativi per la loro salute e il loro comportamento naturale.
Le opzioni più comuni di cibi vivi includono dafnia, artemie, larve di zanzara e vermi del sangue. Questi cibi vivi sono ricchi di nutrienti essenziali, come proteine di alta qualità, lipidi, vitamine e minerali. La loro composizione nutrizionale varia in base al tipo di cibo, il che permette di fornire una dieta più diversificata ai pesci tropicali. L'apporto di proteine è particolarmente importante per la crescita e lo sviluppo dei giovani pesci e per il mantenimento della salute degli adulti. Oltre al valore nutrizionale, gli alimenti vivi stimolano l'istinto di caccia naturale dei pesci. Nel loro ambiente naturale, i pesci tropicali si nutrono di prede vive, quindi somministrare loro cibi vivi o surgelati risveglia questo comportamento istintivo. Ciò può migliorare il benessere dei pesci, riducendo lo stress e mantenendo attiva la loro mente e il loro corpo. L'offerta di alimenti vivi o surgelati può essere particolarmente vantaggiosa per pesci che sono esigenti o riluttanti a mangiare cibi commerciali. Gli alimenti vivi possono essere particolarmente utili durante il periodo di adattamento dei nuovi pesci all'acquario, aiutandoli a sentirsi più a loro agio e ad accettare cibi diversi. Tuttavia, è importante utilizzare gli alimenti vivi o surgelati con moderazione. Poiché non sono privi di rischi, potrebbero portare all'introduzione di patogeni o parassiti nell'acquario se non gestiti correttamente. Pertanto è essenziale acquistare cibi vivi e surgelati da fonti affidabili e prestare attenzione all'igiene durante la somministrazione. Numero 4. Integratori vegetali. Gli integratori vegetali svolgono un ruolo fondamentale nell'alimentazione di alcune specie di pesci tropicali che hanno una dieta prevalentemente a base di piante. Questi pesci erbivori dipendono da una fonte adeguata di cibo vegetale per soddisfare le loro esigenze nutrizionali e mantenere una buona salute. Una delle opzioni più comuni per gli integratori vegetali è rappresentata dalle alghe liofilizzate. Le alghe sono una fonte ricca di nutrienti essenziali come proteine, carboidrati, vitamine, ad esempio vitamina A, C, E, e minerali come il ferro, il calcio e il magnesio. Inoltre le alghe contengono anche antiossidanti e altre sostanze benefiche per il sistema immunitario dei pesci. Le alghe liofilizzate sono disponibili in diverse forme, tra cui sfoglie, chips o tavolette, e possono essere somministrate direttamente o ancorate a un supporto per permettere ai pesci di brucare liberamente. Oltre alle alghe, esistono altre opzioni di cibo vegetale che possono essere utilizzate come integratori per pesci erbivori. Ad esempio, le verdure come zucchine, spinaci, piselli o cetrioli possono essere offerte dopo una leggera cottura o tritate finemente per agevolare il consumo da parte dei pesci. Gli integratori vegetali sono particolarmente importanti per favorire il benessere dei pesci erbivori in acquario. Fornire loro una fonte adeguata di fibre e nutrienti essenziali contribuirà a mantenere un sistema digestivo sano e a prevenire problemi di salute associati a una dieta carente di cibo vegetale. È importante monitorare attentamente l'alimentazione dei pesci tropicali e assicurarsi di non sovralimentarli. Una quantità eccessiva di cibo può causare problemi di salute nell'acquario e danneggiare la qualità dell'acqua. Inoltre, cercate di adattare la dieta alle esigenze specifiche della specie di pesci che avete nell'acquario, in modo da garantire loro una vita sana e prospera. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.